impegniamo l'assessore De Rosa a registrare la proposta di delibera presente. Grazie. Proprio per l'articolo 12,2 del decreto legge 16 novembre 2011, numero 201,
convertito con modificazione della legge 12 anni 2011 numero 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della RASI sia l'unità immobiliare di guida dell'abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante è destinato alla propria abitazione principale, fatta eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, richiamati l'articolo 1,26 della legge 28/12 2015 numero 208, legge di stabilità 2016, così come modificato dal comma 42 dell'articolo 1 della legge 11/12/2016 numero 232, che prevede dopo che gli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017 rispetto ai livelli superati nel 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla pasta dei rifiuti vari. L'articolo 1,169 della legge 27/12/2006, numero 296, che testualmente recita: gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di revisione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata nell'anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, con le intervenute disposizioni normative in particolare, sull'abitazione principale diversa da quelle di lusso, di quelle che potrebbero capostare a 1, 8 e a 9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad essere riparate dall'articolo 13,2 lettere A C del decreto legge numero 201 del 2011, escluso dal pagamento di IMU, aliquota pari a 0. Gli altri immobili operano tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui abbiamo fatto precedente, aliquota pari all'1 per 1000. Dover confermare conseguentemente per l'anno 2017 le motivazioni espresse in permesso che si intendono qui integralmente richiamate, la proposta al Consiglio Comunale di fissare la quota percentuale a carico dell'occupante pari al 30%. Visto il decreto legislativo 18/2000, numero 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, visto lo statuto comunale, visto il regolamento generale del Comune tributario comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 7, in data 18/8/2000 e successive modificazioni e integrazioni, acquisiti pareri favorevoli espressi senza l'articolo 49 con norma del decreto legislativo 260. Entra il consigliere Catallo. Sì. In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, per quanto di competenza dirigente del settore servizi ai cittadini, alle imprese e ai contribuenti che distinguono si forza, parere tecnico favorevole firmato sotto Enrico Colucci. Per quanto di competenza dal dirigente del settore dell'Agenzia Finanza e Sistema Informativo, di seguito si riporta parere tecnico favorevole firmato dottor Ciro Leone. In ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal rappresentante del servizio finanziario, dirigente del settore dell'Agenzia Finanza e Sistema Informativo, di seguito si riporta parere contabile favorevole firmato dottor Ciro Leone. Delibera di individuare per l'anno 2017 servizi indivisibili per la copertura di quota parte dei relativi costi come individuati nell'allegato prospetto allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di confermare per l'anno 2017 con situazione espressa in premessa che si intendono integralmente chiamate le aliquote del tributo sui servizi indivisibili stati di quell'articolo 1,639 della legge 147/2013, come segue. Sull'abitazione principale, diverse da quelle di lusso, di quelle che categoria catastale 1, 8 e 9 relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari esse superate dall'articolo 13, comma 2 lettera C e D del decreto legge numero 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU, aliquota pari a 0. Sugli altri immobili o per tutte le altre fattispecie imponibili, diverse da quelle di cui appunto precedente, aliquota pari all'1 per 1000. Di confermare il conseguimento dell'anno 2017 per le motivazioni che sono premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la quota percentuale a carico dell'occupante pari al 30%. Di dare atto che la suddetta aliquota viene fissata nella specificata misura al fine di assicurare la copertura di buona parte del costo dei servizi indivisibili come individuati nell'allegato prospetto. Dichiarare il provvedimento deliberativo interamente eseguibile senza l'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267/2000, tanto l'urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni dettagliatamente riportate in precedenza. Grazie. Grazie, assessore.
stato detto che gli atti erano tutti disponibili, io ho notato che mancano i verbali della commissione bilancio, della commissione competente per quanto riguarda i vari passaggi che dovrebbero fare questo tipo di atti. E non sono addirittura citati in delibera. Quindi per questo motivo, insomma, ci troviamo comunque sempre di fronte a problemi che legano che comunque i consiglieri comunali a conoscere gli atti che vanno in discussione in consiglio. Per questo motivo, insomma, l'atto all'ordine del giorno per quanto riguarda la